40 giorni dopo la Pasqua. Lo Spirito Santo scende sui discepoli e li trasforma in apostoli. Comprendono la grandezza e la potenza della risurrezione di Gesù e diventano annunciatori di questa straordinaria buona notizia. Ma anche oggi lo Spirito scende e scende su di noi, su ciascuno di noi. Ma che cos'è lo Spirito? È un po' difficile da comprendere, da capire. Ecco allora le immagini dello Spirito che ci aiutano. Sono immagini stupende. La colomba è il segno della pace e dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Senza lo Spirito corriamo il rischio di ritrovarci a razzolare per terra, ma con lo Spirito invece la nostra anima, la nostra preghiera volano altissimi. L'acqua è l'acqua del battesimo, l'acqua che purifica, l'acqua che dà vita, è l'acqua che ci permette di sperimentare ogni giorno la potente misericordia di Dio sulla nostra vita. Senza lo Spirito Santo corriamo il rischio di restare infangati nel mondo, ma con lo Spirito diventiamo bellissimi. Terza e ultima immagine, il fuoco. È il fuoco che infiamma i cuori, che li rende capaci di un amore straordinario. Senza lo Spirito corriamo il rischio di essere cristiani freddi, spenti, tiepidi, ma con lo Spirito diventiamo testimoni del suo amore. E tu, di quale dono dello Spirito hai bisogno? Chiediglielo. Buona settimana.